Ciao a tutti amici di iPhone Italia, oggi andremo a recensire in anteprima uno degli ultimi giochi di G5, Spirit of Wandering. Questo gioco uscirà giovedì 26 gennaio ed avrà un costo di 3,99 euro. In questo caso abbiamo una versione per iPhone, ma ovviamente ci sarà anche per iPad. La classica schermata principale. Andiamo in questo caso a giocare. Noi sostanzialmente saremo degli esploratori che dovremo andare a cercare il nostro amore perduto attraverso una delle classiche meccaniche di gioco di G5, ovvero il punta e clicca, quindi la ricerca di oggetti in modo tale appunto da proseguire nel gioco. Questa è la schermata principale, qui dovremo inserire il nostro nickname, ma andiamo subito a vedere il gameplay. In questo caso io ho già finito il primo capitolo che viene qua indicato da una figura. Che figura è? Sostanzialmente è uno dei nostri colleghi di bordo che appunto sono stati catturati da degli spiriti, quindi noi dovremo andare a cercare degli oggetti prima normali e poi alcuni oggetti nascosti che poi appunto andremo a vedere nel dettaglio tra poco per andare appunto poi a proseguire nel gioco e cercare ovviamente di finirlo. Come si gioca? Sostanzialmente noi avremo varie missioni. In questo caso questo è il secondo capitolo che consta appunto di tre missioni. Qui abbiamo il totale degli oggetti preziosi da trovare che sono 5, mentre gli oggetti normali sono 27. Quindi dopo aver trovato X oggetti normali avremo la possibilità di trovare degli oggetti preziosi. In questo caso ci troviamo su un fondale marino, qui sono raffigurati gli oggetti da trovare, mentre qui ci sono gli oggetti preziosi che, grazie poi ad una speciale lente di ingrandimento, andremo a trovare. Avremo la possibilità di zoomare in avanti o indietro. Proviamo. E quando clicchiamo su un oggetto che non è quello che ci viene richiesto, si vedrà una piccola X rossa. Quindi vediamo un po' che oggetti ci sono. C'è un cavalluccio marino, che è questo, e come potete vedere viene cerchiato e poi eliminato dalla scena del gioco. Poi ci dovrebbe essere niente. Se continuiamo poi a premere ripetutamente su un oggetto che non è quello indicato, perderemo delle monete. Che cosa servono queste monete d'oro? Ci servono se nel caso in cui non riusciamo a trovare un oggetto, avremo la possibilità di scegliere questa bussola che ci indicherà uno degli oggetti da trovare. Ecco, in questo caso, quando poi ruota in maniera così veloce, ci andrà ad indicare che l'oggetto è nei paraggi. Quindi, come avete potuto vedere, abbiamo trovato l'oggetto. Cerchiamo di finire in maniera rapida questo primo livello. Anche se è abbastanza complicato, però avendo a disposizione numerose monete possiamo sfruttare a nostro piacimento questa funzione. Ecco, qua ne abbiamo trovato un altro. Sfruttiamo ancora la bussola. Come potete vedere, vengono detratte 50 monete d'oro ad ogni utilizzo della bussola.
Vediamo se è qua. Abbiamo trovato l'altro e usiamo per l'ultima volta la bussola per andare a cercare l'ultimo oggetto. Li abbiamo trovati tutti, qui in questo caso verrà illuminato l'oggetto prezioso da trovare. Quindi selezioniamo la nostra lente di ingrandimento speciale e come potete vedere in questo caso già emette dei raggi luminosi. Quindi vuol dire che l'oggetto prezioso è nei paraggi, mentre qualora non dovesse essere nei paraggi, ovviamente sarà poco luminosa. Ho perso. Vediamo. Proviamo a anche perché non compare subito. Quindi dobbiamo stare attenti. Dovremmo anche aspettare un po' prima di vedere comparire l'oggetto. Eccolo qua. È comparso, non so se si vede, eccolo. Trovato. Quindi abbiamo trovato l'oggetto prezioso. E così tutte le volte fino a quando non troveremo l'oggetto principale, l'oggetto prezioso. Una volta trovati tutti gli oggetti preziosi, andremo a finire la missione. Finite le varie missioni, andremo a fare una missione finale, chiamata prendi tutto l'oro possibile, che ovviamente si avrà 60 secondi a disposizione per prendere tutto l'oro che c'è nella schermata di gioco per andare poi appunto a riempire la barra d'oro che avete visto in precedenza per sfruttare l'aiuto della bussola. Andiamo a vedere le opzioni, semplicissime, suoni e musica. Dillo a un amico per condividerlo su Facebook o via email. Risultati sono tutti i risultati, i trofei che abbiamo conquistato all'interno del gioco e non so se avete notato, all'inizio si interfaccia pienamente con Game Center e poi i crediti, ovviamente, la Software House. Altri giochi G5 per andare a vedere, fare una carrellata dei principali giochi della nota Software House. Quindi, ricapitoliamo, questo è un gioco punta e clicca dove lo scopo principale sarà quello di cercare degli oggetti nascosti per andare poi a completare la storia. Quindi comunque ha una trama di gioco ben fatta, sia per quanto riguarda la grafica che per quanto riguarda il comparto sonoro, nulla da dire. Quindi se siete degli appassionati, il mio consiglio sarà quello sicuramente di acquistarlo. Ora non ci resta che vedere la sua pubblicazione su App Store giovedì 26. Un saluto, ciao a tutti!